Fiorenzo Mazzi nacque a Firenze nel 1924. Nel 1947 si laureò in chimica presso l'Università di Firenze e dopo un paio d'anni di lavoro presso una piccola industria cominciò nel 1950 la sua carriera accademica a Pavia come allievo del professor Minguzzi. Trascorse quindi periodi di perfezionamento all'estero, prima nel laboratorio di cristallografia di Gottinga con il professor Zeman nel 1953 e poi nella Pennsylvania State University col professor Pepinski nel 1955, per poi tornare in Italia nell'Istituto di Mineralogia di Firenze. Nel 60, vinto il concorso professore ordinario, fu chiamato a ricoprire la cattedra di mineralogia presso l'Università di Pavia, dove, presso l'Istituto di Mineralogia di Via Bassi, sviluppò tutta la sua carriera scientifica ed accademica, fino al pensionamento e alla nomina professore emerito nel 1997. Morì a Pavia il 23 settembre 2017. Fiorenzo Mazzi fu a Pavia il caposcuola indiscusso nel campo della mineralogia e della cristallografia e primo direttore fino al 70 del locale centro di studio per la cristallografia strutturale del CNR. Cofondatore nel 67 dell'Associazione Italiana di Cristallografia, ne fu il primo presidente eletto. Autore e coautore di più di 90 pubblicazioni scientifiche dedicate alla cristallografia e a cristallochimica di minerali complessi inorganici, fu un pioniere della moderna cristallografia mineralogica, esperto di risoluzioni e raffinamenti di strutture particolarmente complesse, con particolare riferimento a politipi e geminati, per il cui studio realizzò anche un gran numero di innovativi programmi di calcolo mai pubblicati ma tuttora attuali. Nel suo campo fu considerato un maestro o comunque la persona di riferimento per molti mineralisti italiani e stranieri. Cominciai a entrare dentro, a un certo momento ebbe un'idea che secondo me era una bella idea e che poteva rivoluzionare la Patterson. Gli chiesi a Silvio che faccio con questa idea, a chi la sottopongo prima di dire delle cavolate che poi magari mi rimangono sul groppone tutta la vita. Scrive a Mazzi. Dico, io non lo conoscevo, non sapevo neanche chi fosse. E scrissi una bella letterina in cui dicevo, gentilissimo professor Mazzi, io penso, sto lavorando alla Patterson, credo che ho un'idea, io la sottopongo, vediamo, lei cosa ne dice, eccetera. Una settimana dopo ricevetti una letterina da professor Mazzi, che dice, egregio dottor Giacomazzo. Mi ha fatto piacere la sua lettera e le devo dire che lei nella sua lettera ha riscoperto quello che tutti i cristallografi conoscono come le sezioni di Archer. E troverà nel libro Bürger Vector Space una descrizione accurata delle sezioni di Archer. Allora, raccontavo proprio adesso, io ricordo Mazzi per 2 anni di fila sulla Patterson di una struttura di un silicato. Continuava, rifaceva sezioni, proiezioni, questo, quell'altro, niente. Finché una mattina arrivava c'era un sorriso che arrivava perché è crollata, non la vedete? Eccola qua la struttura. E non l'abbiamo vista, era qui che ci guardava da 2 anni. Magari il sabato o la domenica lui gli piaceva fare il giro dei nostri tavoli, se c'era una Patterson lui ci perdeva 2 minuti, poi ti lasciava il biglietto. Provi a mettere le coordinate del calcio a X, Y, eccetera. E così cominciò la mia storia, eravamo a dicembre del 1960, eravamo anche alla vigilia dei calcolatori. La prima struttura con cui ci cimentammo era un affinamento di una struttura cubica, una zeolite e l'analcime, perché c'erano dei bei cristalli nella collezione di mineralogia, insomma, adesso diciamo ce la chiamiamo. E qui arriva l'aneddoto. Va bene, noi vincoli non li mettemmo perché non stiamo in una posizione speciale, ma il professor Mazzi, e qui viene l'aneddoto, che era, insomma, era di una generazione prima di me, ma lui era stato considerato male, era stato negli Stati Uniti, con il famoso professor Pepinski che aveva fatto uno strumento speciale, precalcolatore, eccetera, eccetera. Lui sapeva, al momento opportuno, disse, sì, insomma, va bene, avete affinato la struttura dell'analcime, ma qui avete lasciato un po' troppi gradi di libertà.
Cocco e Mazzi organizzarono un pre-tour prima del congresso in Islanda, gita a cui partecipammo anche io, Fanfani, Nunzi, eravamo in cinque, Cocco e Mazzi. Partimmo per ragioni risparmiose, diciamo, dal Lussemburgo con le Icelandic Airlines, che erano dei turbo elica praticamente fuori IATA, e arrivammo fortunatamente in Islanda, dove io, avendo preso la patente internazionale, si prese a Nolo una Volkswagen Maggiolino con cui si andava a giro per l'Islanda. Io guidavo in strade dissestate tra geyser, cascate, ghiacciai, acque termali e cose del genere. E mi ricordo che la sera dopo cena io facevo coppia con Mazzi per giocare a scopone con Fanfani e Cocco, e siccome nessuno di noi due era un giocatore di scopone valido, si finiva per perdere sempre, e noi non eravamo convinti che fosse una questione di fortuna o di sfortuna, invece poi alla fine ci convinsero che era proprio perché non sapevamo giocare, insomma. Allora, il primo presidente dell'Associazione di Strategia fu il professor Fiorenzo Mazzi, perché era un punto di vista scientifico, era un genio. Allora, primo presidente, non c'era il professor Mazzi. Un congresso a Perugia, anno, non mi ricordo, comunque moltissimo tempo fa, e allora a questo congresso, dove mi sembra ci fosse addirittura presente il ministro Erminio, che era il ministro della pubblica istruzione, che era perugino, e allora il professor Mazzi doveva fare il discorso inaugurale. Non vi immaginate, uno studentello al primo esame universitario aveva meno FIFA di lui, una cosa incredibile, che noi tutti intorno, allievi, insomma ex allievi come me, a cercare di fargli coraggio, insomma. Poi lui fece un discorso bellissimo, ma questi, diciamo, mezz'ora che intercorre, era veramente una persona geniale come Mazzi, che da un punto di vista umano, insomma. Però era bello anche questo, perché si vedeva la sua grande umanità. C'era però il momento magico in cui tutto questo produceva la nuova mappa di densità elettronica. I fogli con i vari sviluppi parziali venivano infine sommati insieme e i valori riportati su un foglio predisposto con un'opportuna maglia, in modo che sul rosso uniforme del fondo risaltassero in blu o nero le zone positive. Ed era privilegio di Mazzi tracciare con mano veloce e sicura nelle zone positive le curve di ugual livello, dando così una forma rotonda agli atomi. Era il momento di commento dei risultati del lavoro, il momento in cui si imparava a ragionare da cristallografi. Per i più giovani, quando sono arrivata io nel centro, era il lontano 1976, grazie ad Alberto Dal Negro che aveva vinto la cattedra a Padova e aveva lasciato una succulenta supplenza di cui ho usufruito, e non molto tempo prima che arrivasse Chiara, il calcolatore parlava ovviamente in Fortran, ma ad ogni giro bisognava andare al centro di calcolo portando scatoloni di schede, cercando di non rovesciarli, e riportando poi l'output in istituto, appunto quando tutti i colleghi, non solo Mazzi, aspettavano i risultati. E le mappe di Poiret venivano stampate adesso dai programmi, ma ovviamente soltanto a numeri, tutto il resto bisognava farlo ancora noi. E non parliamo della fatica che bisognava fare per ottenere una figura decente di quello che stavamo cercando di risolvere. Lo si vedeva quotidianamente impegnato con strumenti che oggi sembrano antidiluviani, ma che ai suoi tempi lui sviluppava in maniera pionieristica. Aveva una calcolatrice, non lo chiamerei nemmeno un calcolatore, comunque una specie di calcolatrice in cui aveva in storage dei programmi registrati su dei rettangoli di materiale magnetico che venivano introdotti per caricare il programma e sviluppare alcuni calcoli cristallografici. Naturalmente presso il centro di calcolo dell'università erano già
disponibili i mainframe, se c'era un IBM 360 a quei tempi, però appunto questi piccoli calcoli cristallografici, che neanche tanto piccoli, che lui svolgeva in casa e che erano una sua caratteristica, perché questo strumento con queste schedine magnetiche lo sapeva usare solo lui, erano direi una caratteristica che di colore da un certo punto di vista, e che a lui dava anche una certa soddisfazione quando i risultati venivano prodotti attraverso questi programmi che scriveva lui e che aveva a disposizione nell'ordine di qualche decina, penso. Mazzi fu il nostro indiscusso maestro. Ma chi era stato il maestro di Mazzi? Direi nessuno. Anche i soggiorni all'estero gli erano serviti pochissimo, soprattutto per la sua dichiarata difficoltà a intrattenere rapporti con persone sconosciute. Univa lo spirito caustico dei fiorentini a un carattere estremamente schivo, antimondano, direi quasi francescano, nella sua essenzialità. Si era fatto da sé per il suo cervello formidabile e la sua incredibile capacità di concentrazione, senza mai però, come diremmo oggi, metterla giù tanto dura. Tutti ricordano che quando sentiva parlare di ricerche avanzate, non poteva trattenere la domanda beffarda: avanzate da chi? E questo scetticismo, mi permetto di dire, fu anche oggettivamente un suo limite, che gli impedì di raggiungere traguardi ancora più alti che erano sicuramente alla sua portata. Oggi comunque è tornato in qualche modo fra noi e noi lo applaudiamo senza riserve.